Nuovo sit-in di protesta all'ingresso direzione dello stabilimento Ilva di Taranto per i dipendenti dell'ITAS, azienda in appalto. Sono in mobilità i 57 dipendenti che dopo anni di lavoro pagano le conseguenze di scelte aziendali che ancora una volta non rispettano la tutela dei lavoratori. A riguardo il sindacato di categoria USB chiede un incontro con il responsabile delle risorse umane di Ilva in amministrazione straordinaria, il dottor Ranieri, affinché indichi o incarichi alcuni referenti diretti che possano dare informazioni precise sullo stato degli appalti dell'azienda per trovare insieme una soluzione. Loro sono dipendenti della ditta ITAS, una ditta che di manutenzioni che lavora da tanti anni alle dipendenze di Ilva, che qualche giorno fa ha dovuto aprire liste di mobilità per tutti i dipendenti a causa della nota vicenda Ilva. Sostanzialmente la ditta si è trovata nelle condizioni di non poter pagare né i lavoratori e neanche di essere a posto con i documenti a causa dello stato di insolvenza di Ilva e quindi non gli è rimasta altra scelta che dichiarare l'esubero dei lavoratori. I lavoratori giustamente dicono sono dopo 20 anni, perché sono lavoratori che hanno un'età media all'interno dello stabilimento di quasi 20 anni, sono 20 anni che lavoriamo per Ilva S.p.A., veniamo liquidati non avendo colpe con 1 o 2 anni di mobilità, trovare un lavoro è complicato e soprattutto, come dire, la rabbia monta anche a seguito del fatto che viene a galla che Finfiamma Wilma hanno siglato un accordo per assorbire i lavoratori della Riva Fire, la società di consulenza del gruppo Riva, la famosa società che poi è stata coinvolta nelle note vicende Ilva. È chiaro che a un certo punto loro dicono uguale dignità, uguale trattamento, noi siamo lavoratori che subiamo più volte la questione Ilva, uno perché abitiamo qui a 10 metri, tanti di loro sono dei tamburi di Paolo VI, e secondo perché dopo 20 anni veniamo buttati fuori senza un perché, senza avere colpe, e hanno tutti famiglia, hanno tutti il mutuo, tra l'altro ci sono lavoratori che non pagano il mutuo già da 7-8 mesi perché non ricevono lo stipendio, quindi la situazione è drammatica e chiedono sostanzialmente che si tenga conto della loro situazione.